Ciao amici, benvenuti a Mamma Viva Londra. Oggi siamo a casa di un amico, una persona che qua a Londra è un punto di riferimento per molte persone e è anche diventato un grande nostro amico, quindi abbiamo deciso di intervistarlo. Ora vi spiegheremo in una intervista di cosa si occupa, chi è e per chi fosse interessato ad avere un supporto a Londra, lui sarà disponibile ad aiutarvi. Sì. Vai. Okay. Ciao. Grazie mille per aver accettato. Prego. Di fare questa intervista con noi. Come ti chiami e di cosa ti occupi? Messa Bonaccorsi Lavelli. A Londra mi occupo di assistenza medica per le persone con le malattie terminali a lunga degenza e sono il presidente dell'ente bergamaschi del mondo nel Regno Unito. Cioè aiuto i ragazzi che arrivano da Bergamo, dalla provincia di Bergamo, quando vogliono trasferirsi a Londra, a trovare casa, lavoro, aprire il conto in banca, fare il National Insurance Number, che sarebbe come il nostro tesserino sanitario, e le seguono nella loro vita quotidiana che vogliono stare qui a Londra. Beh, mi sembra un'ottima iniziativa. Ci puoi raccontare come è nato questo ente? Allora, l'iniziativa è nata nel 1962, esattamente dal professor Locatelli. Il professor Locatelli era venuto a Londra in vacanza nell'epoca e non c'era nessuno e ha avuto questa idea nel 1957 di creare l'associazione Bergamaschi, l'ente Bergamaschi. Nel 62 è diventata effettivo, il primo circolo dei Bergamaschi è stato aperto in Belgio, a Liegi, con la famosa storia di Marcinet della miniera di carbone con un bergamasco morto. Dopo da lì è arrivato Bruxelles, Parigi. Poi è arrivato il Brasile, l'Argentina, il Cile, Londra nel 1987 e nel 1987 è stata fondata a Londra dal cavaliere Gianni Mai e da Adalberto Milesi. Aldo Rivellini è ancora vivo, due volte faccio sempre la confusione dei nomi, chiedo scusa. Gianni Mai è stato uno dei fondatori della Spaghetti House e Adalberto Milesi, anche lui originario di Bergamo, lavorava per la City e per lo Savoy Hotel e per altre compagnie e hanno avuto questa bellissima idea qua di aprire l'ente bergamaschi nel Regno Unito per aiutare molti bergamaschi che erano nel Regno Unito nel muoversi nella vita quotidiana, perché bisogna ricordarsi che fino al 1987 il Regno Unito, cioè dopo il 1982 il Regno Unito fa parte dell'Unione Europea, però prima era difficile entrare nel Regno Unito se non avevi tutti i documentazioni e i documenti fatti. Beh, mi sembra di capire da come ne parli che ormai quest'ente è diventato proprio internazionale. Sapresti dirci più o meno in quanti paesi si è sviluppato? Allora, partiamo dalla Svizzera, che è una federazione, ce ne sono 5, in Belgio 2, in Francia 1, in Francia 5, in Germania 1, in Spagna 2, Regno Unito 1. In America c'è a Miami e a Los Angeles, poi ci abbiamo Colombia, Brasile 5, Argentina 5, Messico, Cile, Uruguay, Paraguay, Sudafrica, Nigeria, Australia 3, Nuova Zelanda 1, Cina 1, San Petersburg, poi dove che non sono sicuro se Romania o Bulgaria. Se le ricorda tutti, ragazzi. Dopo facciamo il calcolo di quanti sono, sono in totale. Sono 37 circoli a livello mondiale, circa 15 associazioni a livello con la curia, con i preti, perché in tante parti non c'è, Canada c'è anche, in tante parti non si riesce ad arrivare, pertanto ci sono i preti che ci danno una mano con le loro associazioni. Abbiamo la Svezia e anche la Norvegia. Svezia è nell'isola di Malmö. Ottimo. Invece tu, nel concreto, da quando è che hai iniziato a unirti, da quando è che ti sei unito in questo ente? Allora, io sono arrivato a Londra nel 1998 e per mia fortuna ho iniziato a lavorare nella Spaghetti House dove c'era Gianni Mai e l'ho incontrato dopo 3 mesi che lavoravo per la Spaghetti House e mi fa un bergamasco, ci siamo introdotti e mi ha subito introdotto l'associazione, un'associazione fantastica dove ci sono balli, feste, c'era la festa di Santa Lucia con i regali, una cosa stupenda. Nel 2011, dopo che Gianni Mai si è dimesso da presidente, dopo successivo presidente si era dimesso, poi c'è stato Andrea Capelli che è stato adesso vicepresidente in Brasile dell'associazione Bergamaschi,
poiché lui doveva andare in Brasile con la moglie, perché la moglie è brasiliana, a votazione hanno deciso di nominarmi presidente dell'associazione Bergamaschi. E io sono presidente dell'associazione Bergamaschi da circa 11 anni. In questi 11 anni qua, con l'ex direttore dottor Massimo Fabretti, abbiamo avuto bellissimi periodi, perché ricevo continuazioni email di ragazzi che volevano venire a Londra a trovare lavoro. Una bellissima, fantastica collaborazione. Cioè, l'ente Bergamaschi, se tu hai bisogno, dalla casa madre alle svariate ramificazioni, alle rappresentanze, c'è subito un aiuto, un impatto. E questo infatti lo possiamo confermare anche io e Gabri, perché da quando siamo arrivati qua a Londra Radam è stato molto d'aiuto in tutti gli aspetti, dal punto di vista lavorativo piuttosto che a consigli personali, quindi possiamo confermare che tutto quello che hai appena detto è un supporto reale, non soltanto un ente che esiste, ma... Però non chiamatemi a luna di notte, come già è successo di ragazzi che mi hanno chiamato a luna di notte: ho perso il bus, dove vado a dormire? Ma il bus a Londra funziona 24 ore su 24, cose di questo genere. Ho scoperto, Radames, che tu hai ricevuto una onorificenza. Che cosa vuol dire essere nominati cavaliere eracliniano da Sua Altezza Imperiale, il principe Israel di Costantinopoli? Allora, essere nominato cavaliere eracliano da parte di Sua Altezza Imperiale, il principe Israel, è stato una doccia fredda all'ultimo istante. Loro hanno visto che io facevo molto lavoro nel campo sociale e di aiuto alle altre persone, per mezzo del barone Jung Lavarini, mi ha mandato a comunicazione e fa: vorremmo nominarla rappresentante ufficiale nel Regno Unito della Casata Imperiale di Costantinopoli. Al momento pensavo fosse uno scherzo. Perché... quello che pensiamo tutti con le belle notizie. Ho fatto prima la mia ricerca, ho visto che la cosa in realtà era vera. Ho accettato e quando sono stato nominato il 27 settembre, prima ho ricevuto i documentazioni e tutto, che gli ho l'attestato. Il principe Ezra, e il 27 settembre sono andato a Milano, dove ho avuto personalmente da lui la nomina a cavaliere eracliano per il lavoro di aiuto sociale che faccio. E sono anche diventato rappresentante della Casa Imperiale. Rappresentante della Casa Imperiale vuol dire... è come fare rappresentante dell'ente Bergamaschi, cioè vuol dire aiutare molta gente e stare a contatto con le persone. E è una cosa che mi piace tantissimo, perché mi piace aiutare il prossimo. Ed è bellissimo perché è una cosa che ho notato che è nell'anima dei Bergamaschi, è partita da Giovanni XXIII, il Santo Beato Padre, che ha fatto tantissime opere di beneficenza e di aiuto quando era all'estero, quando era nunzio apostolico. Ha aperto la sua casa alle persone povere e agli affamati durante la prima e seconda guerra mondiale. E è la stessa cosa che tutti i presidenti dell'ente Bergamaschi fanno: aiutare il prossimo, aiutare gli altri. E così lo fa anche la Casa Eracliana. E queste informazioni qua possono essere trovate anche sul libro che è stato pubblicato 3 anni fa per i 50 anni della fondazione dell'ente Bergamaschi. È proprio un onore parlare con te, Radames, dopo aver ascoltato tutta questa storia. Sicuramente uno si appassiona a sentire la tua esperienza e la conoscenza che trasmetti, la tua conoscenza di vita. Ho appena 50 anni. Hai parlato del libro di 50 anni, sì. Ce l'hai qua, possiamo mostrare ai nostri spettatori. Questo qui parla esattamente dei 50 anni della fondazione dei Bergamaschi e di quello che subivano i Bergamaschi quando andavano all'estero, dal Belgio, alla Svizzera, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, all'Australia, all'America o a Sud America. Non era una vita facile. Dovevano andare con i permessi, se non avevano i permessi non potevano entrare nello Stato. Io mi ricordo in particolare due racconti di due bergamaschi che ho conosciuto personalmente, e questa persona qua ha lavorato in Svizzera per i primi 6 mesi della sua vita, perché aveva 17 anni, orfano di mamma, era andato in Svizzera e mi ha detto personalmente che gli svizzeri l'avevano messo sotto una sottoscala
e gli davano pane e acqua per vivere per 6 mesi. Aveva perso quasi 10 kg e quando l'hanno visto degli amici gli hanno detto cosa era successo, gli hanno spiegato, l'hanno portato via dalla casa di questi svizzeri tedeschi e gli hanno trovato un altro tipo di lavoro e ha rimesso subito i chili. Le persone anche in Belgio, chi è stato in Belgio, hanno detto che venivano trattati come cani perché non erano italiani. Qui a Londra non è che venivano trattati bene, ho avuto un altro racconto di una signora italiana di Bergamo, di cui il padre fu deportato in un'isola perché è scoppiata la seconda guerra mondiale contro Mussolini e pertanto il padre fu deportato in quest'isola qua. La vita dei bergamaschi o degli italiani all'estero non è mai stata facile e dal mio punto di vista quando gli italiani parlano di migrazione non sanno quello che è successo a noi italiani e non deve succedere agli altre persone che arrivano in Italia, non deve succedere un abuso di potere agli immigrati che arrivano in Italia sottopagati o abusati. Sì, scusami se ti interrompo Radames, sì, sì. È su quest'ultimo punto che tu stai facendo, stai toccando, è un aspetto molto importante perché giustamente quando si va in un paese che non si conosce, come non conosci le persone, non conosci soprattutto le leggi, quello che possono o assolutamente vietato per legge, quindi il fatto dell'ente perché la maschera nel mondo aiuta anche proprio in questo sapere cosa è del tuo diritto e quali sono i tuoi doveri, poi quali sono i tuoi diritti. I tuoi diritti, esattamente. Il tuo dovere è trovarti di un lavoro, pagare le tasse e far parte della società, dopodiché hai dei diritti, ma tu non puoi andare in uno stato straniero, come succede a molti italiani che arrivano nel Regno Unito, che pretendono, e questo non è corretto. Assolutamente. Eccoci, ora è il mio turno, Radames. Bene. Allora, stavi parlando con Marcela riguardante le migrazioni. Siamo in un periodo che anche in Inghilterra, a causa della Brexit, un po' per le varie vicende che stanno succedendo, è un momento un po' caldo, la gente non sa bene cosa sta succedendo. Ci potresti dare qualche informazione, se c'è da preoccuparsi, se c'è da stare tranquilli? Non so. Allora, la situazione della Brexit. Nel 2016 Cameron ha lanciato questa proposta qua di fare il referendum se stare o non stare più nell'Unione Europea. Gli inglesi non sono stati, non sono contrari all'Unione Europea, a far parte dell'Europa. Vogliono andare e venire dall'Europa come gli pare piace, non sono contrari all'immigrazione degli europei che vengono qua, però non vogliono criminali, come succede in qualsiasi nazione. Cioè, se tu hai dei problemi di criminalità nel tuo Stato, te ne puoi stare nel tuo Stato, cosa dovrebbe essere fatta? Con la situazione della Brexit, gli inglesi, come ho detto, non hanno votato andare contro, hanno votato a un controllo maggiore dell'Unione Europea, perché momentaneamente l'Unione Europea è una federazione di 28 stati, non due stati, Francia e Germania, cosa che sta succedendo attualmente. Cioè, da una federazione di 28 sono diventati due stati che fanno il bello e il cattivo tempo per tutti quanti, ed è una cosa assurda. Per gli italiani, come l'ha detto Boris Johnson, l'ha detto Theresa May, l'ha detto David Cameron, non c'è problema per gli europei a venire a Londra. Ci saranno dei nuovi schemi, dei nuovi filtri per farli entrare, però entreremo normalmente. Adesso vedremo qua al 12 dicembre le votazioni, che per voci di corridoio si dice che dovrebbero vincere i Labour. Cioè Gorbin dovrebbe fermare l'uscita dell'Unione Europea del Regno Unito, far parte dell'Unione Europea, però ci devono essere parecchie cose di modifica all'interno dell'Unione Europea. In che senso? Come ho detto, è una federazione, siamo 28 stati, dobbiamo ragionare tutti e 28, non due stati, imporre le loro idee su tutti gli altri. Perfetto, grazie mille, Radames, sei stato abbastanza chiaro in questa cosa. Un'altra domanda, tu prima stavi parlando di migrazione, giusto? Sì. Cosa ne pensi di quello che sta succedendo in Italia? Perché dal mio punto di vista è una situazione abbastanza delicata, soprattutto anche a livello politico, perché sta manipolando un po' quello che è
l'Italia, quello che è il bello dell'Italia, sì, quello che è la vita lavorativa italiana. E la gente non so come la vede dall'estero. Tu cosa pensi? Allora, il problema dell'immigrazione italiana, prima di tutto bisogna dire una cosa, gli italiani non sono razzisti. Noi italiani non siamo razzisti. Se possiamo aiutare le persone, le aiutiamo col cuore, perché siamo un popolo disponibile e amorevole. Quello che non vogliamo è che le persone vengano in casa nostra, ci impongono le loro idee e il loro modo di fare. Faccio degli esempi. Se io vado in Egitto, sono obbligato a rispettare le leggi egiziane. E in questo campo qua ho avuto molti amici che hanno avuto a che fare con l'Egitto per motivi di lavoro, e la mamma di questo personaggio, che non posso far nomi, lei usciva dall'ambasciata italiana coperta col velo perché doveva rispettare le leggi egiziane. Così quello che arriva in Italia. Noi non possiamo assorbire 1 milione di immigrati, perché prima di tutto bisogna pensare al popolo italiano che ha bisogno di lavoro e di una sicurezza. Poi una cosa che mi dà fastidio, e questo lo so personalmente perché ho avuto degli amici che l'hanno subito sulla loro pelle, lavorare 14 ore come muratori e ricevere solamente 10 euro. La schiavitù in Italia non è mai esistita e non deve iniziare adesso, perché sono negri, gente di colore, gente stupida come certi le considerano, e devono essere sfruttati. Se la legge prevede che un dipendente deve prendere 10 euro all'ora, anche quello di colore deve prendere 10 euro all'ora. Deve essere uguale, non perché lui è di colore di meno. E qui nel Regno Unito non può succedere una cosa di questo genere. Anche se sono italiano, però la legge dice che io devo prendere, non so, 10 pound all'ora, devo prendere 10 pound all'ora anche se sono italiano, perché c'è la stessa equità, lo stesso livello di uguaglianza. La schiavitù in Italia non c'è mai stata e non ci deve essere e non deve essere fatta, e ci deve essere un rispetto culturale da entrambi i lati, dagli stranieri che arrivano in Italia e dagli italiani verso gli altri, che devono essere spiegati, educati. Poi scusa, se mi permetto, nell'associazione bergamaschi, e che abitano ultimamente qua a Londra, a Luton, c'è una famiglia di marocchini, scusate, lui è nato in Marocco, all'età di 14 anni è arrivato a Bergamo, ha due figli, è sposato, abita a Luton, lui parla il bergamasco ed è una cosa assurda, è una persona corretta e tutto, e mi ha sempre detto che le due prime parole che gli ha insegnato dei bergamaschi è stato Laura e Laura, cioè lavorare e lavorare, però è rispettato e rispetta gli altri. Altro è un ragazzo che abita qua a Londra, di origine nigeriana, negro come la pece, perché è nero come la pece, è simpaticissimo, figlio di bergamaschi, perché i genitori sono nigeriani, però lui è nato a Bergamo, per me è bergamasco, italiano, non me ne importa un tubo se i genitori sono nigeriani, per me lui è italiano bergamasco. E ci facciamo delle risate perché lui mi chiama Bianco. Mi fa, tu sei un ammoniaco, tu sei slavato, zitto bianco. Ma il nostro gioco è a livello amichevole e ci rispettiamo. A me non importa sapere se sei nigeriano, cameroniano, ghaniano, egiziano, marocchino, quello che sia. Tu sei italiano. E ho molti amici di origine straniera che sono italiani e si sentono italiani. Marocchini che sono campioni di box, marocchini che sono campioni di maratona, marocchini che sono stati campioni di musica e le conosco, parecchie persone di altre nazionalità che fanno grande lo Stato italiano. Come noi italiani abbiamo fatto grande l'America, il Belgio, la Francia, in positivo e in negativo. Noi adesso siamo famosi, e anche tu lo sai, per spaghetti, pizza e mafia. Ancora tuttora noi italiani siamo considerati in questo modo qua all'estero. E vorrei aggiungere anche il mandolino. Ok, il mandolino. strumento musicale siciliano. Siamo ancora riconosciuti per queste quattro cose qua. E da una parte dà fastidio, però da una parte non me ne importa un tubo. Perché, scusa se mi dilungo nella spiegazione,
Mi ricordo anni fa quando aiutavo Andrea Capelli, presidente dell'ente Bregamaschi, che era qua e aveva il mercato degli italiani all'estero, fui fermato da un signore che era venuto a prendere dei prodotti e mi fa: ah, tu sei venuto a Londra per lavoro? Gli ho risposto: no, sono venuto a Londra per controllare le mie proprietà. Mi guarda, fa: ah, investi soldi, proprietà, tu soldi, in che cosa? Ho detto: Impero di Roma. Se l'Impero di Roma non fosse mai arrivato nel Regno Unito, sarebbero ancora a camminare a quattro gambe, avrebbero le strade a zigzag, avrebbero la birra. E questo lo confermano anche gli stessi inglesi, che ringraziano l'Impero di Roma per quello che ha fatto. E sono tantissime le storie. Quando mi hanno offeso, mi hanno detto che io sono mafioso perché sono italiano, gli ho risposto: orgoglioso di essere mafioso, cioè vuol dire che abbiamo un qualcosa che tutti ci riconoscono, non come altre popolazioni che sono riconosciute solamente per gli stermini che hanno fatto e gli omicidi. Cioè bisogna dare la risposta pari, non bisogna mai offendersi, bisogna essere orgogliosi della propria nazione e orgogliosi del proprio passato e mai cancellarlo, perché al momento che si cancella il passato o si usa il passato di una nazione per far paura, leva, vuol dire che non si ha la facoltà di oltrepassare il problema e non si è ancora maturi. Questa è la mia visione personale. Grazie mille, Ramesh, per la tua scusa, per la tua spiegazione di come vedi il mondo italiano, come vedi Stupendo. Le gente che sono italiani acquisiti, e per la tua dichiarazione sull'immigrazione. Io volevo farti una domanda, più che altro per le persone che vivono a Londra, che vivono in Inghilterra in generale. Adesso c'è questo problema che vedo, sto guardando i vari social network, così tutti dicono che dall'anno prossimo la sanità inglese, che in certi versi assomiglia un po' a quella italiana, sarà privatizzata, una medicina da 3 sterline diventerà 600 sterline. Queste sono le cose che stanno mettendo un po' paura alla gente e fondamentalmente un po' spaventa questa cosa. Tu che lavori nella sanità, cosa ne pensi? Allora, io lavoro nel campo sanitario, la struttura farmaceutica inglese è in mano a quella americana, come tutte le strutture farmaceutiche mondiali. L'NHS è stata creata, struttura statale, se non mi ricordo, dai conservatori, se non mi ricordo male, e non credo che il governo e lo Stato e la regina dia il permesso di rendere una struttura pubblica di primo livello, cioè la struttura sanitaria inglese, privata. Magari la vogliono privatizzare come strutture di mantenimento, in che senso? A fondi di mantenimento privato, tu devi dare un risultato a una società, però i malati, i pazienti che pagano le tasse hanno la possibilità di utilizzare gli ospedali sempre in modo gratuito, così anche le medicine, però verrà trasformato come una struttura privatizzata, in senso di devono dare dei risultati, devono dare dei punti, devono dare dei punteggi. Fino adesso con le strutture ospedaliere non c'è nessun documento ufficiale, ci sono delle voci di corridoio. Perfetto, grazie mille, chiaro. Quindi possiamo dire a tutti gli italiani che di stare tranquilli, che nessun problema sarà fatto. No. Quindi per il momento questo è quello che si sa. Come state tranquilli con la Brexit, non diventate pazzi e andate avanti normalmente. Che se tutti gli stranieri nel Regno Unito dovessero uscire di colpo, 3 milioni e mezzo, io vorrei vedere gli inglesi che apre la metropolitana, guida gli autobus o va in ospedale, scusatemi il termine, a pulire il fondoschiena degli ammalati che hanno bisogno di essere puliti a letto. Zero. Vanno il giorno dopo, sono direttamente in catastrofe, pertanto non verremo mai espulsi. Perfetto. Questo è un po' quello che posso pensare anch'io, perché vedendo come gira Londra è fatta da stranieri. È fatta da stranieri, sì, esatto. Una domanda, io comincerei a parlare un po' delle differenze che c'erano da quando sei arrivato tu ad adesso. Cos'è cambiato? Era più facile allora o è più facile adesso? Oh, nel 1998, allora, era facile allora e facile anche adesso trovare lavoro. È una cosa facilissima, non ci stanno problemi. All'epoca non ti imponevano avere il passaporto, adesso preferiscono di più il passaporto, anche le banche, gli uffici amministrativi inglesi. È la stessa cosa di allora, è sempre facile trovare lavoro. Se vuoi lavorare c'è lavoro, se vuoi fare carriera puoi fare carriera,
ti aiutano tantissimo gli inglesi e sono una società di meritocrazia, ti spingono. Io ho visto dei bergamaschi che sono arrivati come lavapiatti, sono diventati come camerieri, adesso sono manager di un ristorante da circa 2 anni. Gente che è arrivata qua per perfezionare l'inglese, adesso sono professori universitari. Gente che arriva dall'estero, cioè, è facile, non è difficile. L'unica cosa forse difficile è che ci siamo troppi ormai. Cioè l'Italia è qui, non è più in Italia. Siamo più italiani a Londra che in Italia. Cioè, è bello perché siamo sempre a casa, però le cose sono sempre uguali. Allora, vorrei farti una domanda molto particolare. Perché? Perché tu sei psicologo, giusto? Sì. Sei laureato in psicologia. Sì. Io vorrei chiederti, come mai molti italiani vengono qua pensando di trovare mari e monti e dopo un mese scappano a casa disperati? Quali sono le difficoltà che trovano? O soprattutto, per esperienza, magari hai parlato con uno di questi ragazzi, cosa si pensavano di trovare? Allora, ci fu uno studio circa 8-10 anni fa fatto da David Cameron e divise l'Italia in 3 parti. So che è un po' un fattore di razzismo, scusatemi. E fu divisa in 3 parti in luoghi tutti. Fu constatato che gli italiani del sud Italia, quello che gli manca moltissimo è il mare e il sole, e ne soffrono tantissimo. Gli italiani del nord Italia sono molto più propensi a rimanere perché è quasi stesso clima, stessa struttura, stesso modo di vita e altro. A ragazzi, ci sono stati ragazzi che ho conosciuto personalmente dell'ente bergamaschi, sono arrivati da Bergamo, dopo una settimana sono entrati a Bergamo perché era lo stress psicologico, lo stress della città caotica, un lavoro caotico, gente che non aveva mai lavorato in vita sua a Bergamo, pertanto sono venuti a Londra a provare a lavorare, sono scappati, sono rientrati in Italia. Sono tanti i fattori. Mio cugino era uno di quelli. Lo so, sorvoliamo. Ha fatto la scuola di inglese e poi ha detto no, è troppo difficile per me. Scusate. E dipende dalla volontà della persona. Se la persona vuole andare all'estero e dire mi faccio un anno di Inghilterra perché voglio perfezionare l'inglese, lo può fare perfettamente. Io ho visto altri ragazzi di Bergamo, sono arrivati a Londra, sono stati un anno a Londra, rientrati in Italia 2 mesi, hanno fatto un anno di Australia, stanno rientrando a Bergamo adesso. Il più bel... come si può dire, la più bella regalo che ho ricevuto tra tutti i bergamaschi che ho avuto qua a Londra è stato di un ragazzo di Bergamo, delle valli bergamasche, Steven, ha fatto un anno di Regno Unito, si è perfezionato l'inglese, è ritornato a casa, è stato un anno a Bergamo, adesso ha fatto un anno in Australia. E Steven mi ha detto, se io non fossi mai stato a Londra, non avrei mai aperto gli occhi, non avrei mai visto il mondo esterno, non sarei mai maturato a livello di persona e psicologicamente. Per me questa è stata la più bella cosa, perché vuol dire aiutare una persona a maturare. Lui adesso rientrerà a febbraio 2020 a Bergamo e ha intenzione di creare un qualcosa per aiutare altri bergamaschi che vogliono andare all'estero, altri punti di aggancio. Sono queste le belle cose, cioè poter aiutare una persona a muoversi, a maturare, a evolvere e poi aiutare altre persone. Stessa cosa con altre persone. Altre domande?